Allora, facciamo un recapino. Cosa è successo? È successo che ieri ho giocato molto poco. Il protagonista è arrivato in questo nuovo dormitorio e è stato spostato. Appena è arrivato, ha vissuto un fenomeno che scopriremo più avanti essere chiamato l'ora buia, che coincide con la mezzanotte in cui le persone diventano delle bare. Effettivamente, non si sa il motivo. E altre vengono attaccate dalle ombre. Ci sono, dentro questo dormitorio ci sono tre studenti e un presidente di commissione del liceo, diciamo che hanno formato una squadra, che ancora però di cui non sappiamo moltissimo, che si occupa di combattere queste ombre. E noi abbiamo scoperto di possedere il potenziale per risvegliare la nostra persona, che è Orfeo. E il metodo di evocazione è molto figo perché ti devi sparare in testa. E niente, vediamo un po' che succede. Ciao Shelby. E ho preso il disco. Sì, ho preso il disco. Ho preso la versione PS4 perché era l'unica rimasta. E però ho fatto gratis l'aggiornamento alla versione PS5. Per cui questa è la versione PS5. Detto questo, fammi un attimo vedere cos'è cambiato il menu. Ah, non posso ancora fare nulla. Perfetto, a parte le impostazioni. Ok, dai, vediamo. Mi immagino che adesso inizieremo a parlare sia con Takeba che con l'altra studentessa di Konori, che è un Kirijo. Ah, però è sera, dovrei dormire, giusto? Costa 70, sì. Ho fatto la Global Challenge of Stream, quella di Pokémon, ho fatto 9-6 oggi. Partendo da 2-5, fra l'altro. Quindi vediamo un po'. Eh sì, perché noi abbiamo dormito tipo una settimana in realtà, quindi vediamo. Devo dirti una cosa. Ah. Senti meglio? Oggi il presidente vuole parlarti, perfetto. Allora ci introdurrà la squadra. Dopo la squadra aggiunge il dormito e viene al quarto piano, va bene. Persona. Allora, sì, Persona 5. Il 5 è il mio secondo gioco preferito in assoluto. Tant'è che infatti ho tutto il braccio tatuato di Persona 5. Però ammetto che dopo aver giocato a Final Fantasy XVI quest'estate, cioè, è diventato Final Fantasy XVI il mio gioco preferito in assoluto. E poi c'è Persona 5, però. Tutta la saga di Persona 5, quindi Persona 5, Royal e Strikers. Ok, fammi sta domanda su. I luoghi in cui la gente scarica i propri rifiuti, come si chiamano? Allora io. Ah, non me lo fa vedere? Non è come. Ma che cazzo ne so? Kaizuka. Godo. Tra l'altro non so se avete visto il live wallpaper che ho messo per l'inizio stream di Persona, guardate. È fighissimo. Va bene. Amica mia, io faccio tutto quello che mi chiedi. Capisco che lei si senta responsabile perché comunque alla fine noi ci siamo tipo esaustizzati per salvare lei, quindi. Ah, salgo io per primo, ok.
Like I said this morning, meet... Che è? La chiave della Velvet Room. Frammento del crepuscolo. Che cos'è? Mi fa tiltare sta cosa che però non posso vedere il menu. Cioè... Vabbè, andiamo al quarto piano, vediamo che vuole questo. Che poi la domanda che mi sorge spontanea è: gli altri che fanno parte del dormitorio e della squadra, come sono stati reclutati, tra virgolette, come hanno risvegliato il loro potenziale? Vediamo, che poi è la prima volta che incontriamo anche Akiko. Ciao Dave. Ci sta. Devi aumentare le interazioni sociali, che praticamente è tipo su Persona 5 i confidant. Cioè tu puoi sviluppare delle interazioni, delle affinità sociali con gli altri personaggi secondari. Puoi fare dei social link con alcuni personaggi del gioco. Looks like you've recovered. There are some things I need to discuss. Vai, dice che sono curioso. Please, have a seat. Oh, before that, I believe I mentioned his name before, but this is Sanada-kun. Okay, sì. Hey there. Okay, let me start off by asking you, would you believe me if I said that a day... Se ti dicessi che in un giorno ci sono più di 24 ore, ci crederesti? That's a reasonable reaction. However, you've already experienced this truth firsthand. Do you remember the night you first arrived here? You had to have noticed the signs. Street lights going out, things that stopped working, the inexplicable appearance of coffins. No, li posso fare con tutti, però poi la romance, che è il link superiore, tra virgolette, lo posso fare. In teoria su Persona 5 potevi fare la romance con tutti. Con tutte le ragazze, e se lo facevi avevi poi una cutscene bonus a San Valentino, che tipo si presentavano tutte là e si incazzavano con te e ti ammazzavano dei bot. Non ti sembra di essere in un tempo diverso? È l'ora buia, ok. Ciao Exo. L'online di Persona non c'è un online di Persona in realtà. C'è la c'è, mettendo il gioco online puoi attivare delle feature che non so. L'unico modo per ottenere il cioccolato di Sojiro, esatto. La gente normale non se ne accorge visto che dorme dentro una bara, ma non è questo che rende interessante l'ora buia. Ma gli audio, l'audio è ok, vero ragazzi? Sentite tutto. Tu le hai viste le creature, le chiamiamo ombre, ok? Ok, e da cosa dipende però il fatto che una persona stia o meno dentro la bara? Akihiko, you just got hurt the other day. I'll get to the point. La SIS, squadra esecutiva extracurricolare specializzata. Sulla carta siamo un club scolastico, ma in realtà il gruppo esiste per sconfiggere le ombre. Ok. La VL ho fatto 3 partite stanotte, le ho vinte, sto 3-0. Fra l'altro sto provando Cristiano Ronaldo Totti, che è una cosa devastante. E poi la continuo un po' stanotte quando torno a casa, perché c'è anche la Global Challenge di Pokémon, quindi sto facendo quella. Fra l'altro, Exo, ero partito 2-5 oggi, ho chiuso 9-6 il day 2, quindi non male. Le ombre si nutrono della mente delle prede, la vittima diventa un cadavere ambulante, quindi è la sindrome di cui soffrono tutti quanti, non è la sindrome... ok. Apathy's
la sindrome apatica. La chiamiamo le persone colpite da questa malattia i perduti. Ok. Come le affrontate? No, guarda, Exo, ho perso contro certa roba allucinante. Però vabbè, la Global Challenge è così, se sa, man, cioè. Mo spero di fare bene domani, così riesco a prendere un po' di punti. Guarda, non neanche me lo ricordo, però brutta roba. Ho perso da uno che c'aveva Raging Bolt Terra Volante. Ho perso da uno che c'aveva Macro Ursaluna Blood Moon. Ho perso da un altro tizio che c'aveva vabbè, Flutterman con Trick Room, che non puoi saperlo. Ah no, con quello ci ho vinto. Con quello ci ho vinto perché gliel'ho reversata. E comunque vabbè, cose che in blind non sono evitabili, ecco. Some may even awaken to a power that's known as persona. Ok. Solo chi ha una persona può sconfiggere le ombre, quindi siete gli unici avere una possibilità. Capisco. I'm glad you're quick to understand. What he's trying to say is we want you to join us. We've prepared an evoker for you. Afraid you'd say no. Questo c'aveva Fluttermane Lily Coal. Però ho vinto uguale. Perché avevo portato Tornadus con Rain Dance per Torkoal. E ovviamente non mi immaginavo che, perché lui c'ha Fluttermane CU, e gli davo Fluttermane CU, quindi ho gli dato Tornadus Iron Crown. Ho fatto Terra Blast su CU morto. Però lui ha messo Trick Room. Però io c'avevo Tornadus, per cui sti cazzi. Poi ho messo in DD, gliel'ho reversata e ho vinto. Thank you so much. Oh, I almost forgot. Riguardo l'assegnazione della stanza, perché non resti nella camera in cui sei ora? So quale sia in top, ma direi che alla fine si è risolto, ok. Hold up. Oh, never mind. Sento una voce risuonarmi nella testa. Ah, il confidant, ok. Thou art I. Thou hast established a new bond. Riceverò una benedizione creando persona dell'arcano matto. Ok. Che è col presidente? Ah no, con la Sis in generale, ok. Squadra a sé stante. LOL. Ricordo le parole di Igor sul potere dell'affinità sociale. A me un po' mi puzza lui. Però vediamo, mi puzza pure, cioè mi puzzano in realtà sia lui che Kirijo. Perché Kirijo sarò molto curioso di fare il suo confidant, perché comunque secondo me è di famiglia ricca. Poi comunque ci sta Takeba, che ha detto che il padre è morto in un'esplosione alla Kirijo, alla compagnia sua. Quindi non lo so, secondo me c'ha le mani in pasta in qualcosa. I apologize for gathering you all here on your precious day off. Tomorrow is Sunday. So well then, shall we end this meeting? You know, shall we end? Shall we? Ah, questo poi fa delle battute di merda, raga. È un casino per forza. È un coglione per forza. C'è una cosa simpatica? Vabbè, vediamo. Kirijo è una waifu, ma me puzza. Te dica la verità. How have you been? E questo sembra molto lui da piccolo. Cioè, il protagonista da piccolo. Come sei entrato? Poi lui appare solo durante l'ora buia. Sono sempre al tuo fianco. Presto arriverà la fine. Me ne sono ricordato e ho pensato di avvisarti. Che poi lui ha l'uniforme da carcerato. Un po' tipo quando Joker si svegliava nella Velvet Room, no? Oppure il bambino col pigiama lì. And what an unusual power it is. The power that takes many forms.
Infatti la nostra persona in realtà poi si è trasformata, cioè è diventata quel mostro strano. Secondo dove finire potrebbe anche rivelarsi la tua salvezza. Allora però, Exo, mi devi dire una cosa. Vabbè, ma tanto è diverso questo, non è come il 3 Golden, tra virgolette. I expect you to honor your commitment. Magari chiederò poi a chiedo tipo a Drake che se lo sta giocando. Ok, then. Cioè, perché vorrei sapere se ci sta qualcosa che devo sapere per sbloccare delle cose. Che se no mi perdo, cioè tipo, che ne so, sul Royale, se a me nessuno mi avesse detto che dovevo fare quei confident, io non l'avrei fatti e mi sarei perso un pezzo del gioco, capito? Non so se pure qua c'è qualcosa, però il 3 è diverso, cioè questo reload è diverso dal 3 originale. Pure sì. Oh, che so sti vestiti di Erzium. Voglio presentarvi una persona. Ma? Junpei, why are you here? Don't tell me. This is Junpei Iori from Class 2F. I'll be staying here from now on. He's staying here? I bumped into him the other night. He has the potential. Ha il potenziale, azz, anche lui. Allora, in teoria dovrebbe avere, io ho letto che c'ha tipo le cose del Persona 3 quello enhanced, però non c'ha il protagonista donna, tipo, vabbè, non lo so allora. Ma no, ma perché io mi vedo così chiaro? Cioè, sono tipo sparatissimo nella cam. La Provenienza ha accettato di aiutarci. Circondato da un mucchio di bare. But he said that's, you know, like being confused and not remembering anything. Hey, what's with you should know about it, since you're a Persona user and... Man, I still can't believe it. I had no idea you guys had... It. Che poi se... Allora, vediamo perché se... Se la tizia, la senpai non è giocabile, allora potrebbe essere... Vabbè, che in realtà pure Keshi era giocabile. Nei tre cambi che uno è il gioco base, uno è il protagonista femminile e uno è un pezzo dopo... secondo me è questo, quello che c'ha il pezzo dopo la fine della storia. Però ti ripeto, io essendo blind completamente su tutto, non ho idea. Well, enough of the introductions. Now that our forces have increased, I think we're about ready. Ooh, we gotta go do something? Sweetness! With this many people, il gruppo è abbastanza numeroso per visitare quella torre. Oh, you mean Tartarus? Tartar sauce? It's a place that holds the key to understand. Okay. The key. The chairman will give us more details. Ok, quindi da questo giorno dopo si inizia a menà. Ok, e sul 3 normale tipo, cioè, vabbè, te posso dire, io mi faccio tutto al 100%, così c'è il rischio di non skippare niente. E se levamo il pensiero. Anche perché tanto comunque avendo poi imparato, tra virgolette, a giocare bene in Persona, lo avrei comunque fatto i confident, non l'avrei lasciato. Forse devi calmarti un attimo. Sì, in effetti. Eccola. Can I have a minute? Come to the room on the fourth floor when you get back to the dorm tonight. Ok. We having that talk already? I'll save the details for later. Damn.
like us. She's busy, you know? Lei è tipo studentessa modello, mi sa. It's not that I don't like her, it's just... Vedi, non è che non mi piace. Beh, pure lei puzza, Mitsuru. Che poi tipo loro da quanto si conoscono? Cioè da quest'anno. La gente si butta sui binari. Ok. Oh man, it's small rock. Speaking of, I meglio tornare al dormitorio. Your undivided attention for a long time. Ah, vedi, per tanto tempo Kirijo e Sanada sono stati gli unici due evocatori. Has recently jumped to 5. So here's the plan, starting tonight at 12 a.m. Okay. It's Tartarus. You seriously haven't seen it, Junpei? It's no surprise you haven't seen it. Tartarus only appears during the dark hour. Only during the dark hour? Just like the shadow. The goal of our club, simply defeating shadows during... We must get to the root of the problem. Far scomparire l'ora buia, ok. You're saying if we run around Tartarus, in qualche modo l'ora buia? We don't know for certain. Sorry, I can't give you a better answer. The bottom line is, we need more information. Everything we encounter there will be a vital clue for us. The exploration of Tartarus is of... Okay. Our society. While remaining blissfully unaware, I would go as far as to say that the... That's one hell of a responsibility. It's also the perfect spot for us to train and improve our skills. That place is like a nest. Whoa. But Senpai, what about your injury? Akihiko still recovering from his wounds. Cioè, compagnia non parteciperà all'esplorazione, ok. Quindi siamo noi quattro. Giustamente, il party da quattro è già fatto, quindi Junpei, Mitsuru e Takeba. I'm not so sure about... What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Not much point anyway, since I can't summon a persona. Ok. What's going on? Just wait and see. It's almost midnight. Vediamo. Ma il Tartaro è tipo il memento? Quindi. Immaginavo. Che figo. This is Tartarus. Ok, quindi qua praticamente non ci stanno i palazzi o comunque dei mondi personalizzati su misura come su Persona 4 e 5, ma c'è solo questo Tartaro. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything will return to normal. This is the nest you were talking about? But why?
You don't know either? No. I'm sure it's complicated. If we don't know, we'll just have to find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. Exciting, huh? There's gotta be something in there. Hopefully some sort of... Akihiko, I respect your enthusiasm, but... I know. Abbiamo deciso di entrare nella torre. Mazza, bello! Sure is creepy, though. This is only the entrance. First, why don't the three of you go have a look around? A noi tre? We're not asking you to go very far. I'll help you navigate by feeding you information. We'll also need to appoint... A leader? Like, I'm in! Me! You're in charge. Godo. Wait! Calm down. Wait, seriously? That's true too. Certo, quindi pure no, Yukari, come si chiama? Takeba comunque, vabbè. Lei pure non ha mai combattuto perché non si riesce a sparare in testa. L'abbiamo vista anche nella cutscene iniziale, no? Che lei ha paura a spararsi in testa con l'evocatore. Junpei. Can either of you summon your persona without difficulty like he? Esatto. Yeah, of course I can. Me too. These are shadows we're talking about. I'm aware of that. All right. È una pippa? Chi è una pippa? Spirit. Spariamo noi. Non credo che possano, cioè te la devi sparare da solo perché è tipo una manifestazione di volontà di evocare la persona. C'è una strana porta nell'angolo dell'atrio. Ok. Pam 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 pam. I've been waiting for you. The time has come for you. The tower that you are about to venture. Come è comparsa? Per quale motivo esiste? Ok, infatti non te lo so dire. You must be made of, you must understand the nature of your power. Your power is unique. It is like the number zero. You, my boy. Tu puoi avere varie persone ed evocarle a tuo piacimento. Quando avrai sconfitto i nemici, vedrai iniziativi i volti della possibilità. Ci saranno momenti in cui sarà difficile afferrarli, ma non temere, prendi ciò che hai ottenuto. Ok. Ti parlerò del mio vero ruolo e del modo in cui posso aiutarti al meglio. Ok. Until we meet again. Farewell. È vero, se giochi 3, 4 per il 5 sai che qualcosa non va, è vero. Hey, are you all right? Porca troia. Cool, Joker. Ciao Joe, 21 mesi, bentornato. Ok, ci sono, che mi sono perso. Allora, noi abbiamo giocato un pochino ieri sera, ti faccio un mega assunto della storia. Praticamente noi siamo il protagonista e in questo universo di Persona c'è un'ora extra rispetto alle 24 ore normali che si chiama ora buia, che scatta la mezzanotte. In pratica durante quest'ora buia tutte le persone normali vanno a dormire dentro una bara e quelle che non vanno dentro le bare vengono attaccate dalle ombre. E noi siamo arrivati durante l'ora buia al dormitorio e in questo dormitorio in pratica ci stanno lei e altri due personaggi con il direttore che fanno parte di una squadra chiamata SIS che si occupa di cacciare le ombre. Noi praticamente arriviamo là e a seguito di alcune cose scopriamo di essere in grado di evocare una persona. Cool, e perché è partito due volte l'alert? Jojo Teinef ha joinato i Phantom Team. Ok, ci sono, che mi sono perso. No, mo pure qua, non mi di. Aspettate un secondo, scusate. Aspettate un attimo. Perché ho due fonti diverse per gli alert. Quindi secondo me è quello che dà fastidio. Aspettate.
E comunque no, stavo dicendo in pratica, abbiamo poi reclutato lui col cappello che praticamente è il Ryuji di questo gioco. E adesso stiamo dentro il Tartaro, che sarebbe tipo il memento di Persona 5, dove potremmo scoprire effettivamente le origini di questa cosa. E stavo dicendo ieri, la cosa che mi è piaciuta un sacco di questo Persona 3 è stato il fatto che, a differenza del 4 e del 5, dove il protagonista è il motore degli eventi, lui arriva in un ecosistema dove questi eventi sono già in moto, quindi nel senso lui è già circondato da gente che sa cosa sono le persone, che le evoca, che combatte le ombre, e lui ci si inserisce, lui non è il motore degli eventi, lui entra in un gruppo dove tutti già sanno tutto della parte, tra virgolette, sovrannaturale del gioco, e questa è una cosa molto figa che mi ha colpito, quindi vediamo un po'. Ah, poi la nostra persona, che si chiama Orfeo, noi l'abbiamo evocata. E praticamente, e poi si è trasformato in una cosa assurda. Che è, boh, cioè non so dire. Oltre a Mitsuru. Ah, ma tu l'hai conosciuto quindi? Cioè, lo conosci già l'originale? Tell me you dozed off. You're like that coach who fell asleep during the championship. Come on, man. No, però al di là del fatto che non è Joker, è proprio il fatto che anche su Persona 4, loro arrivano che, ad esempio, c'è quando il protagonista arriva a Inaba, e c'è già l'effetto della nebbia, di tutto quanto, eccetera, però tipo nessuno delle altre persone sa evocare la propria persona. Ok? È lui che arriva e mette insieme il gruppo e tutto quanto, idem i Phantom Thieves. E invece qua già c'è la Sis che esiste, che opera e tutto quanto. E lui ci entra. A me sta cosa è piaciuta un botto, perché per una volta non siamo noi a dare moto agli eventi. Oh, finalmente posso usare il menu. Allora. Innanzitutto voglio vedere gli oggetti. Frammento del crepuscolo. Un frammento luminoso di origine sconosciuta. Ok, aspetta. Una chiave che apre la stanza di velluto. Ok. Abilità. Allora, ci sto io. Allora, lei c'ha la cura. Fammi vedere. Equipaggiamenti. Io c'ho la spada corta. Camicia semplice, stivali da ingegnere. E tu le portate l'uniforme e bracciale. Ok, lei c'ha l'arco, sta cosa mi fa godere tantissimo. Esatto, sì. Non lo so se lo fa pure nell'originale, io non l'ho giocato. Io sono completamente blind su questo gioco, non ho idea di cosa succeda. Cardigan a maglia, mocassini marroni con l'ana a cuore. E lui c'ha la katana, perfetto, figo. Quindi c'abbiamo una katana, una spada e l'arco. Lei, regà, Yukari probabilmente non uscirà mai dal gruppo, perché l'arco a me piace un botto come arma. E poi vediamo anche se mai avremo un combattente a mani nude, anche lui sarà fisso nel gruppo perché mi fanno impazzire. Allora, qua abbiamo credo gli stessi elementi di Persona 5, quindi abbiamo. Sì, sono sempre gli stessi. Allora, Orfeo. Non posso vedere le persone degli altri, peccato. Affinità sociali con la SIS. Sono entrato in un club extracurricolare in cui sono ammessi solo gli evocatori. Questo gruppo affronta le ombre che appaiono durante l'ora buia. Mitsuru Kirijo, studentessa al terzo anno, classe D, membro della squadra di scherma. Quindi lei ci avrà uno stocco probabilmente. Capitano del team di box. Ah, allora è lui il combattente, Akiko. Ok. Non mi sembra che Makoto fosse fissa nel team. In realtà sì. Il nostro persona può anche cambiare e noi possiamo avere più persona. Cioè, sulla saga di Persona, il protagonista è l'unico personaggio che può avere più persona oltre alla sua principale. Capitano del team di box, imbattuto a 16 incontri. Ok. Yukari, membro della squadra di tiro con l'arco. Junpei non fa parte di nessun club. Perfetto. Ok, allora salviamo. No,
No, Shelby non conosce nessun persona e sono molto contento che si farà il suo primo viaggio nelle persone insieme a noi. Quindi questo è il tartaro. Copri loro le spalle. Comunque, quindi pure Takeba è arrivata da poco. Che cos'è questo? Questo? Vabbè, andiamo.